Bene, Davis Biena, organizzatore di questa serie di manifestazioni, vogliamo ricordare questi tre appuntamenti, anche appuntamenti con uno scopo speciale. Sì, questa gara è una gara particolare, una gara che vede degli atleti impegnati in 160 km, una gara che la risorsa umana viene messa in discussione. È veramente una sfida contro la natura, contro se stessi, contro i propri limiti, e questi grandi atleti percorreranno 160 km cercando di raggiungere l'obiettivo, che è portare questo messaggio dal cuore di Brescia fino a Vezza d'Oglio. È il messaggio di solidarietà, di sacrificio, di sfida sana con se stessi e contro la natura. È un messaggio che in questo momento in particolare penso debba toccare un po' a tutti noi. E questa gara si risolve da venerdì mattina alle ore 10 in Piazza Loggia per la partenza fino a domenica pomeriggio all'arrivo a Vezza d'Oglio. Il percorso toccherà tutte le montagne del Bresciano, partendo dalle vie della città fino a Uragomella, e da lì intraprendiamo il sentiero Trevalli, famoso Trevalli, fino in Bazzena, per poi prendere l'alta via dell'Adamello, che vedrà toccherà tutti i rifugi dell'alta via fino ad arrivare a Cuore di Vezza d'Oglio. Sembra un percorso un po' impegnativo, è solo per specialisti o magari anche qualcuno meno forte fisicamente può farlo? Molto molto selettivo, molto tecnico, però fattibile. Questa è la terza edizione, fattibile in massima sicurezza grazie alla tecnologia degli spot satellitari che permettono di seguire questi atleti su tutto il percorso, e grazie anche alla Protezione Civile, al Soccorso Alpino e tutti gli organizzatori che stanno facendo un ottimo, ottimo lavoro. Ecco, nel corso di queste tre edizioni come è andata? In crescendo? Sì, sì, anche quest'anno abbiamo circa un 15% in più di iscritti. Pensavamo di più, ma va bene così, in quanto è proprio insidioso il percorso, quindi avere anche dei numeri contenuti tante volte limita il rischio.